Tanto come stai? Mi pare bene, proprio bene, ti vedo in forma. Sì, sì. No, no, non c'è male, non c'è male. Noi andiamo avanti, dobbiamo completare un progetto, un programma, per cui devo certo. stare in forma per forza. E sì. devi stare in forma per forza, anche perché, per forza. Diciamo questo, tu sai che il tuo libro in uscita è... Io ho un'attesa spasmodica, si intitola Prevenzione antinfettiva e oncologica. Dopo la prevenzione oncologica primaria e secondaria trattate nel precedente libro, in questa nuova opera viene trattata in modo particolare anche la prevenzione terziaria e c'è un capitolo dedicato alla prevenzione degli effetti avversi del Covid e anche del vaccino. È molto particolare, insomma, è molto importante, scientifico, ma anche di facile lettura e di facile divulgazione questo libro che è... È il frutto di anni e anni di studio, ovviamente. Giuseppe, allora che mi dici? Abbiamo sì. qualche novità? Sì, allora come somma degli anni di studio sono una cinquantina. Io ho pubblicato un articolo ieri, praticamente c'è la ricapitolazione in questo libro di 50 anni di esperienza di mio padre che poi ho continuato. La conferma che intuizioni di mio padre di decenni sono puntualmente, regolarmente confermati nelle banche dati biometriche mondiali ufficiali. La conferma è totale. Io farò all'inizio di settembre un webinar. L'idea me l'avevi data tu, Ilario. Io ho accolto le tue idee, sono sempre brillanti. Questo è molto importante per dare modo ai medici, a oncologi, a chimici, a farmacisti, a biologi molecolari di intervenire nella discussione. Vedremo la parola. Io spiegherò i due aspetti più importanti della terapia. Nel libro ho cercato di renderli chiari, però in un dibattito diretto praticamente il discorso è questo. Ormai è matematico da un punto di vista scientifico, razionale e logico, nonché ovviamente etico, che somatostatina e i prodotti che intervengono sulle mutazioni delle cellule hanno un effetto scientifico incontestabile, è una evidenza scientifica. Nel libro l'ho documentato e questo libro sta uscendo con un notevole ritardo anche perché, considerando anche eventuali contestazioni, opposizioni, perché è un capitolo nuovo, richiede attenzione su elementi nuovi, è stato verificato, controllato fino all'esasperazione ogni particolare, ogni riscontro bibliografico. Dobbiamo controllare che fosse esattamente consono, adatto al testo che abbiamo portato. Perciò, quello che è matematico, e nell'occasione lo ribadisco, ti ringrazio Ilario di darmi questa possibilità, ormai è incontestabile, non è contestabile sul piano scientifico, che la somatostatina o gli analoghi hanno un ruolo fondamentale nella terapia del tumore. Li possono usare da soli, li possono usare con altre terapie, comunque associate ad altre terapie di qualsiasi genere antitumorali, migliorano notevolmente l'aspetto di vita e la qualità di vita. C'è un dibattito aperto, possiamo dimostrare questo concetto, possiamo anche dimostrare che l'altro elemento fondamentale, ancora gravemente sottovalutato, di cui parleremo, chiederemo l'attenzione della comunità scientifica aperta a un dibattito, senza polemiche, senza contestazioni. Uno dei motivi per cui oggi l'oncologia per guarire un tumore lo deve operare. Se fate una revisione della letteratura, tumori guariti senza operazioni non ce ne sono. Per quale motivo? Perché i loro effetti sono buoni, anche ottimi, i protocolli oncologici. Possono ridurre il numero delle cellule tumorali in maniera significativa. Però questo tipo di effetto che ottengono, anche particolarmente brillante, ha una caratteristica, è temporaneo. Per cui se vogliono risolvere, eradicare il tumore, guarire il tumore, devono intervenire. Invito tutti, ascoltatori, chi è interessato, a fare una ricerca sulla maggiore banca dati, pubmed.gov. Vede quanti casi di tumore solidi, ovviamente non parliamo di leucemia, guariti ci sono senza operazioni, non ce ne sono. Questo per il secondo aspetto fondamentale su cui insisteremo nel webinar, ne approfitto per segnalarlo adesso. Per quale motivo le cure oncologiche hanno un effetto temporaneo? Perché se il tumorale cambia, si chiama mutabilità. Nello stesso istante in cui cambia, selezione e trattiene che cosa?
la resistenza evade la terapia, diventa chemioresistente, radioresistente, immunoresistente. Questi sono i due aspetti fondamentali che ho segnalato nel libro, hanno la massima estensione parlando di tumori. Parlando di malattie infettive, per quello che riguarda Covid, postumi di Covid, vaccini, effetti avversi dei vaccini, ci sono degli elementi che ho cercato di portare con la massima chiarezza e soprattutto devono essere presi in considerazione dai colleghi, perché qualsiasi ricetta va formulata da un medico in base alle esigenze. Allora, i vari tipi di complicazioni che ci possono essere vanno esaminati a fondo, ci sono buone probabilità di ridurre le sofferenze, di risolvere determinati effetti degenerativi. I più importanti sono quelli degli eventi improvvisi, purtroppo qualche volta fatali a livello cardiocircolatorio. Io ho cercato di dare con la massima chiarezza quelli che sono gli elementi per intervenire su due punti critici: la circolazione del sangue, cioè la fluidità, l'aggregazione piastrinica da una parte, e il calibro dei vasi sanguigni. Qua ci sono eventi avversi, calibro delle coronarie, però anche la circolazione cerebrale. Cercare di mettere in difesa, migliorando la circolazione, facendo anche tutta una serie di esami, tutta una serie di controlli, in maniera da adeguare il più possibile la terapia alla situazione del singolo individuo. Per cui, io ripeto sempre, il miracolo li fa il Padre Eterno, però qualche cosa si può fare. Con molta umiltà si studia la situazione, una serie di situazioni critiche si possono un pochino per volta recuperare, un pochino per volta risolvere, con gli stessi elementi che ho riportato nella parte del libro della prevenzione antinfettiva, che hanno anche il vantaggio di non avere tossicità alle dosi terapeutiche.